Salve a tutti ragazzi, ASR Cristiano di nuovo oggi per voi. Roma-Verona 3-1, grande partita della Roma, grande vittoria importantissima, visto che tutte nella zona alta della classifica vanno a vincere, guadagnano i 3 punti. La Roma era obbligata a mantenere il passo, l'ultima a giocare di questa prima giornata del girone di ritorno, quindi una Roma che è sul pezzo, dà più sicurezze rispetto all'ultima vittoria contro lo Spezia, tanti punti positivi, perché parliamo di partite eccezionali di Villar, come al solito, un Borja Mayoral sempre più in forma, un'ottima partita di Pellegrini, un'ottima partita di Bagnez, che in qualche modo si riscatta dopo gli ultimi errori grossolani e terribili, oserei dire, delle ultime partite, a partire dal derby fino ad arrivare alla maledetta partita di Coppa Italia. Una Roma che per l'appunto vince, convince, domina la partita per 60 minuti, ha un calo che ormai sembrerebbe essere fisiologico nel secondo tempo, tant'è che subirà il gol del Verona che con gli innesti freschi in attacco riesce a dare quello sprint in più che le era mancato per tutto il resto della partita, ma comunque una Roma che porta a casa il risultato, segna 3 gol in 9 minuti, 3 gol tra l'altro di Sapienza, d'accortezza, perché 2 arrivano da un calcio da fermo, quindi una Roma che ancora si dimostra, e questo è un gran punto di forza di questa squadra, perché ha sempre dimostrato che appunto da calcio d'angolo, calcio di punizione o quel che sia, sa essere pericolosissima. Se non ricordo male, addirittura è la squadra che ha segnato di più in Serie A da pallone fermo. E un terzo gol che arriva sapientemente rubando il tempo alla difesa avversaria, riuscendo ad approfittare di un loro errore. Incredibilmente la Roma fa gol, di solito la Roma è così che li subisce i gol, per cui insomma un grande passo in avanti. Una Roma che sfortunatamente perde Lorenzo Pellegrini per la prossima giornata contro la Juventus perché è diffidato, ammonito, però comunque una Roma che sembra aver messo in campo una buona formazione con un'idea di gioco precisa, senza Dzeko, ricordiamo che era in tribuna. Arrivano gli innesti di Reinaldo, terzino destro, e del Shaarawy, un grande ritorno a Roma di questo giocatore. La Roma che quindi si presenterà alla prossima partita allo Stadium con sicuramente una piccola consapevolezza in più. Poi è ovvio che questa è la classica partita della conferma, della svolta, della Roma deve dimostrare di saper fare punti anche con le dirette concorrenti, quindi chi lo sa che cosa succederà per la prossima. Però intanto ci godiamo questi 3 punti, questa vittoria, con assegno ancora attaccante spagnolo che con il suo 9° gol in questo campionato, questa stagione anzi, perdonate, supera tutti i suoi predecessori, cioè sia Schick che Kalinic, segnando più di loro in metà stagione, che Schick mi pare addirittura segnò 8 gol in 51 presenze, Kalinic 8 gol, anzi no, 6 se non ricordo male, in un campionato. Quindi insomma un Borja Mayoral si sta dimostrando un giocatore efficace e efficiente che serve a questa squadra, anche perché senza la punta titolare, almeno per il momento, finché non si ricucerà lo strappo tra Edin Dzeko e l'allenatore, la punta titolare è lui, è Borja Mayoral, e sta dimostrando sul campo di poter tranquillamente coprire questo ruolo. Un grandissimo ritorno poi di Veretout a centrocampo, di cui ormai abbiamo capito l'assoluta necessità di questo giocatore tra gli 11 titolari, perché la partita con o senza Veretout assume 2 volti completamente differenti, perché uno schermo a centrocampo così bravo, così forte a Roma, bisogna cercare tanto tempo indietro per trovarlo, forse neanche tanto, perché questo forse è un paragone un po' azzardato, ma ricorda molto Daniele De Rossi, almeno in fase di impostazione difensiva. Per cui è una Roma che si gode i suoi talenti, una Roma che porta a casa 3 punti segnando 3 gol, alla migliore difesa del campionato, questo va sottolineato ed è molto importante, perché ricordiamo che il Verona ha fatto punti a Napoli, con l'Inter, con la Juventus, con la Lazio, con l'Atalanta, eppure la Roma gli rifila 3 gol che valgono 3 punti, in vista poi di uno scontro diretto con la Juve rimandata a -1, con una partita in meno, ma rimandata a -1. La Roma ad oggi è terza in campionato, ha 1 punto di vantaggio sulla quarta,
è a 6 lunghezze dal primo posto, e vincere settimana prossima contro la Juventus significherebbe legittimare quanto fatto fino a questo momento. Poi ovvio, abbiamo visto per tutto questo campionato la Roma che contro le piccole è impressionante, non ha mai perso, quasi a punteggio pieno. Contro purtroppo le più brave della classe abbiamo visto, la Roma perde in maniera indecorosa, si sbraga completamente all'avversario, quindi speriamo che magari anche con gli ultimi avvenimenti recenti, perché a me sembrerebbe che questa delegittimazione di Dzeko, questo metterlo in tribuna per evidenti o meno errori dell'attaccante, abbia dato alla squadra un motivo in più per seguire l'allenatore, o almeno questa è l'impressione che è uscita da questa partita. Poi non lo so, vedremo sicuramente dalle prossime. Nulla esclude che in settimana ci possa essere un dialogo tra i due, quindi Dzeko, se non partire titolare, possa almeno sedersi in panchina. Questo lo vedremo solo vivendo, però per ora insomma le prospettive sono molto buone. Una Roma che c'è poco da dire a livello tattico, domina completamente. Fonseca per una volta, tra virgolette per una volta, forse questa volta in maniera più plateale rispetto ad altre, studiando l'avversario ha capito come contrastarlo, soprattutto in fase di impostazione difensiva, in cui il Verona con i due attaccanti va a coprire i due corridoi tra il difensore centrale della Roma che gioca una difesa a tre. In questo caso questa impostazione tattica della squadra ospite non è mai riuscita a mettere in difficoltà la Roma, perché c'era una sapiente gestione delle partenze dal basso tramite Paul Lopez, scaricando prima magari sugli esterni o con un passaggio lungo a cercare il centrocampo. Comunque sì, una Roma che supera la prima fase di pressione del Verona e riesce a imporre il suo gioco. È stato addirittura molto interessante vedere che sul 3-0 la Roma ha fatto 10 minuti continuati di possesso palla per andare a difendere questo vantaggio. Quindi insomma, una squadra che ha perfettamente interpretato la partita, l'ha giocata magistralmente e i punti sono assolutissimamente meritati. Io spero che questo dia uno spirito in più per affrontare la prossima gara, e chi lo sa, magari questa volta dice bene, io parto prevenuto, però speriamo insomma nel meglio. Ho parlato un sacco a macchinetta e sono contento, e speriamo bene. Io come sempre vi saluto e vi ringrazio, forza Roma e basso Lazio.